voglio apparire di essere un eroe. Gli eroi sono soltanto quelli, per conto mio, che sono morti, che sono stati feriti, che hanno fatto tanti mesi di giornia. Celebrare il giorno della memoria significa rendere anche omaggio a chi trovò il coraggio e la determinazione di non voltarsi dall'altra parte e si adoperò attivamente, spesso a rischio della propria vita, per salvare gli ebrei dallo sterminio. Per questa ragione abbiamo voluto dedicare l'iniziativa odierna a Gino Bartali. È importante la testimonianza di Bartali perché Bartali è non solo un grande campione sportivo, ma è stato un uomo giusto, un uomo che ha cercato di salvare altre vite mettendo a repentaglio la propria vita e pedalando nelle strade secondarie, cercando di portare all'interno della propria bicicletta documenti falsi per dare nuova identità agli ebrei e quindi farli scappare dal paese, significa aver dato nuova vita. L'unica sua qualità che considerava tra l'altro un dono di Dio, questa sua capacità di poter pedalare, sicuramente avrebbe potuto aiutare tantissime persone, perché lui l'ha sempre detto: io nella vita ho saputo far bene solo una cosa, quella di andare in bicicletta. E quindi quando è stato chiesto il suo aiuto non si è tirato indietro. E oggi io credo che in una giornata così sia un esempio per tutti noi. Nel paese circolare era diventato impossibile per tutti, però non per Gino Bartali, perché lui aveva la sua maglia con scritto Bartali a caratteri cubitali e si doveva allenare, quindi lui poteva circolare. Immaginatelo a Firenze, a 50 all'ora nella notte, fendere le strade da solo, sempre da solo, con questo rumore, questo scricchiolio dei pedali, no? La bicicletta è lì, anche se è una bicicletta postuma rispetto agli anni in cui vi sto parlando. E questo peso dei documenti, quindi le vibrazioni sorde della bicicletta, perché nel tubo sottosella e nel manubrio di Gino Bartali c'erano nascosti documenti, c'erano nascoste nuove vite, c'erano nascoste nuove identità. E io ricordo che quando arriviamo sotto casa di mia nonna, un braccio si sporge da un negozio e tira dentro per un gomito mia madre, mio fratello ed io. E il negoziante raccontò quello che era successo. Erano arrivati i tedeschi e avevano portato via mia nonna Eleonora, mio zio Amedeo, che viveva con lei, e una nipotina di 7 anni e mezzo, Ada, che quella notte aveva voluto dormire con la nonna. Deportati a Auschwitz, insieme a tutti gli altri rastrellati quel giorno, non sono più tornati.